Buongiorno ragazzi, 10 febbraio, lunedì, ore 8.37, episodio 128, sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Oggi partiamo intanto ringraziando delle persone, ovvero Ricky, che era lui l'uomo del voto anonimo al podcast di venerdì, che anonimo non era perché aveva lasciato un commento, però l'ho visto, cioè è apparso un paio di ore dopo, quindi l'ho visto dopo, mi ha scritto lo ringrazio di tutto e cito il suo podcast di nome Logica al Lavoro Podcast. In pratica insegna come prepararsi ai colloqui, come fare curriculum, eccetera eccetera. Dai titoli sembrano argomenti molto interessanti, quindi se siete lì per cercare un lavoro, oppure se volete comunque togliervi dei dubbi o comunque capire qualcosa di nuovo, andateci, perché sicuramente è molto interessante. Io ascolterò di sicuro qualche episodio nei momenti liberi. Detto questo, Ricky, non mi è ancora arrivato il bonifico per questa sponsorizzazione del tuo podcast, ma io la faccio lo stesso, spero arrivi in giornata, se no mi tocca cancellare tutto. No, scherzo ovviamente. E andando oltre, quindi Ricky grazie ancora, andando oltre, venerdì sera ho detto, mamma, arriva recensioni sull'app dell'Apple, magari c'è anche qualche altro sito che permette recensioni, andiamo a cercarlo un po'. Sono andato a vedere le app più utilizzate per ascoltare il podcast, cioè Spotify, che per quanto io abbia cercato non ho trovato recensioni, Google Podcast neanche, sono andato su Castbox. Su Castbox ho visto che effettivamente c'erano delle non recensioni, ma dei commenti degli episodi scritti in una specie di chat. Io non so neanche l'esistenza di Castbox, quindi in pratica c'erano Jacopo e Michele che ogni tanto commentavano gli episodi e questo mi ha fatto molto piacere e dispiacere, perché io non ero assolutamente a conoscenza di questa cosa, quindi ho detto, ah cavoli, queste persone mi parlavano, io ero tipo, me ne sbattevo i coglioni, però non lo facevo apposta, non sapevo dell'esistenza di quei commenti, quindi ora lo so e infatti vi rispondo, vi ho risposto in chat in realtà, vi rispondo anche a voce. Per quanto riguarda Michele, grazie, sì, è vero, ho dimenticato un numero di un episodio, in realtà più di uno ho notato, ma ormai li prendiamo per buoni, nel senso sono andati dispersi nell'iperspazio e sì che controllo sempre prima di fare ogni episodio, però si vede che riesco a sbagliare ugualmente, va bene. E Jacopo invece che mi dice, mi fa complimenti, commenta qualche episodio, a un certo punto mi dice di provare a comprare un microfono perché si sente non male ma neanche benissimo e sarebbe un buon investimento, dice lui. Io ti dico, hai ragione, appena mi arriva il bonifico da Ricky faccio questo acquisto. Scherzo ovviamente, però non saprei come fare perché in macchina è un po' un casino, quindi manca solo di appendermi il microfono da DJ sul vetro e poi andare in giro così. No, però proverò qualche cosa innovativa, tipo usare, che so, gli AirPods, li ruberò a mia moglie, magari sono più performanti, quindi vediamo, magari farò dei tentativi nei prossimi episodi, vediamo dal vostro feedback cosa succede. Dopodiché appunto ho sistemato un po' di robe, un po' di cose del podcast, in teoria non dovreste più sentire la pubblicità alla fine dell'episodio, a titolo informativo c'è solo una spunta da togliere nelle impostazioni di Anchor, quindi io pensavo fosse, vabbè, cioè me la tengo perché Anchor è gratis, invece si può togliere, quindi ottimo. E detto questo, iniziamo l'episodio. Allora, l'argomento di oggi mi è venuto in mente nel weekend, perché sabato, dopo venerdì sera appunto ho trovato questi commenti, venerdì mattinata mi è arrivato un messaggio di Ricky, quindi ero molto gasato riguardo il podcast. Poi c'è stato il raggiungimento della soglia di ascolti di 4.000 settimana scorsa, quindi è tutto molto entusiasmante. E ho iniziato a pensare, cavoli, però effettivamente il podcast sta dando molte più soddisfazioni di quanto potessi pensare. Potrei fare questo, potrei fare quello. Ho iniziato a pensare tipo, allora facciamo un'app dove riesco a pubblicare i miei episodi, la gente li commenta lì, così sono tutti accentrati,
non posso perdermeli, posso rispondere, poi magari dare la possibilità di rispondere vocalmente agli episodi, eccetera eccetera. Sì, dopo vado su Fiverr, chiedo un preventivo, eccetera eccetera, perché così riesco a migliorare ulteriormente la situazione. E poi mi sono detto no, aspetta, cosa abbiamo imparato in tutti questi mesi? Abbiamo imparato che è importantissimo saper dire di no. Quindi mi sono detto: ok Giacomo, fermati, calma l'entusiasmo, tienilo, ma calmalo, tienilo a bada, perché questa cosa non è fattibile al momento, nel senso non sai nulla di quello che stai per andare a fare, quindi stai tranquillo e continua la tua vita normale, anche perché si dice di non prendere mai decisioni quando si è arrabbiati o troppo felici, quindi in quel caso avrei probabilmente preso delle decisioni affrettate, non che siano sbagliate o che non le farò, ma devo ragionarci un po' di più a mente lucida. E quindi ho detto ok, sto tranquillo un po'. Infatti il weekend sono riuscito a pubblicare un post, fare un paio di aggiustamenti al sito e beh, non so se quello, il secondo sulle obbligazioni l'ha pubblicato sabato, venerdì sera, forse venerdì sera, vabbè, comunque tutte cose che sicuramente non avrei fatto se mi fossi messo a cercare su Fiverr o in giro come fare app. Tra l'altro ho già abbandonato da tempo il fatto di pensare anche lontanamente di fare una cosa da me, cioè proprio se è una cosa base la faccio, ma già se diventa fare un'app, non è che ho fatto un corso anni fa, però non è che mi metto a rispolverare tutte le cose per dire adesso me la faccio io e vaffanculo ai programmatori che sanno farle, mi arrangio, no? Perché se non lì sì che veramente si va a sputanare tempo per niente, perché poi fai una cosa, arrivi in fondo, ti accorgi che fa cagare, ma l'Apple Store non te la prova e devi fartela rifare, quindi non ha senso così. Comunque questa cosa dell'app, sarò onesto, l'avevo già pensata tempo fa in maniera un po' diversa, non riferita al podcast ma riferita al blog. E perché tu vai su Fiverr e cerchi applicazioni per iPhone e dici vabbè, sto qua vuole 300 euro e non è male, dai, posso anche spendere i 300 euro. Poi gli mandi un messaggio, dici guarda, vorrei questo e ti dice sono 800 euro. Ah, ma non è un'altra, vabbè, allora se mi fai un'app senza login, senza niente, poco mi serve. Quindi anche questo tutto da star là a vedere. Sì, non è che si può andare su Fiverr, vedere i prezzi e dire ok, un'app costa 300, so che quando dovrò farla costerà 300, perché l'app da 300 è un'app che tu apri e ti dice ehi ciao Giacomo, basta, perché se già dire ciao Giacomo sono le 8.46, che sono 10 euro in più, quindi è tutto un capirsi. Ovviamente le ore uomo costano, le ore programmatore costano ancora di più, e quindi informarsi prima di mettere a budget un costo che poi più che raddoppierà, perché è giusto anche che più che raddoppi, perché sono alla fine sono cose professionali fatte bene e che servono, e che se si fanno è giusto farle bene. Cioè avere un'app che l'apri e crasha ogni 3x2 non ha molto senso e non rispecchia molto la professionalità della persona che ha il blog, che ha il podcast e che rilascia l'app, anche se l'hanno fatta altri. Quindi appunto dire di no, cioè almeno riflettere molto prima di partire su un'attività. Se fossi stato qualche anno fa avrei già registrato un dominio e avrei già iniziato a buttare dentro contenuti totalmente a caso, totalmente senza una logica e totalmente inconcludenti, perché dopo una settimana avrei detto va basta dai. E quindi così invece sono stato più sul mio, continuo con gli episodi del podcast tranquillo, mi sono anche riuscito a riposare, a leggere, quindi top. Così dire di no è il futuro, concentrarsi su 1/2 cose e farle bene. Non so se concordate, spero di sì, perché ti sgrava anche da molti pensieri, tipo il non essere tutto per tutti. Se tu sei quello che sei e fai quello che fai, sei focalizzato lì, e se tu vuoi fare qualcos'altro, non so, non sono la persona per te, cerca un altro blog, un altro podcast. Quindi così, questo è l'argomento io no, però oggi andiamo oltre con un altro argomento, perché sono un po' stupido a volte. Io sono convinto che dicendo sul podcast guardate ragazzi che
a breve pubblico il libro, la copertina ancora non mi è arrivata, quella di Fever ancora non si è fatta sentire, ma in due giorni spero che me lo dia. E dicendolo qui sul podcast, ragazzi, registratevi, perché prima o poi il libro esce. Quando esce, chi si è registrato lo avrà gratis, chi non si è registrato dovrà pagarlo. E appunto, lo dico qua, ma sono così stupido da pensare, dare per scontato, che se lo dico qua, sicuramente una persona che fruisce sia del podcast che del blog, ma non è per niente ovvio. Invece io per primo ascolto un sacco di podcast che rimandano puntualmente al loro sito, al loro blog o a loro qualsiasi cosa, e io non ci vado mai. Perché? Perché lo ascolto in macchina, e quando lo ascolto voglio l'audio, basta. Non è che non mi interessa nient'altro, non è che poi vado al lavoro e leggo il post, anche perché non posso, quindi appunto non lo faccio. E la cosa bella è che sul blog sono proprio stupido. Quando ieri sera mi è venuto in mente, ho detto: ma Giacomo, tu sei proprio stronzo, non ho mai citato questa cosa, cioè non ho mai detto: guardate ragazzi, che registratevi perché sennò perdete i contenuti. E è assurdo, perché cioè, i contenuti sono sul blog, persone, glielo dico alle persone che seguono il podcast, quindi è veramente incredibile. Perché? Perché davo per scontato un certo tipo di comportamento, che scontato assolutamente non è. Quindi anche questo è un'altra lezione imparata, ovvero non dare per scontato nulla, e soprattutto se siamo noi per primi a usare quel comportamento in maniera diversa. Poi chiudo con un altro ragionamento che ho fatto ieri, perché stavo ascoltando il podcast Affari Miei. Anche lì rimanda al sito, e non ci sono mai andato, perché vabbè, ascolto i contenuti, anche se stanno diventando un po' troppo per me, cioè un po' troppo base, un po' troppo fuffosi al momento, perché ovviamente provo a vendere il corso, quindi dice tutto ma dice niente, cioè dice le cose base, cose che si iniziano a sapere e risapere, e quindi appunto non sono mai andato sul sito. Però la cosa interessante che diceva ieri è che, tra le altre cose, lui ha investito nel suo business qualche migliaio di euro per rifare l'home page del sito. E io ho pensato: sì, giusto, anch'io l'ho fatto, perché così la gente trova contenuti più facilmente, magari riesco, perché no, a buttare pubblicità in maniera più visibile, poi la grafica è più coerente tra tutte le parti del sito, ogni volta che cambio la formattazione non devo diventare stupido a cambiarla io a mano, perché il tema fa schifo, ma il tema è bello, quindi ho detto sì, sarà per quello. E lui fa: è perché da quando l'ho cambiata ho notato che le persone hanno iniziato a invitarmi a degli eventi, perché lui dice che secondo lui, e può essere benissimo, però è una cosa che non mi è mai venuta in mente, secondo lui chi arrivava sul sito prima lo vedeva un po' acerbo, immaturo, adesso lo vede professionale, ben fatto, arriva là e dice: cavoli, sto qua però scrive cose intelligenti, il sito è professionale, quindi è una persona che è avanti, ci tiene, fa le cose fatte bene, è una persona matura, quindi perché no, invitiamola, proviamo a contattarla quantomeno. E questa cosa io non ci avevo mai pensato, quindi cioè, era l'ultimo fuori proprio dai radar dei miei motivi per cui aggiornare il sito. Comunque adesso è aggiornato, cercherò di ridargli un occhio per capire se sembra ancora così immaturo. Non mi pare, ma in ogni caso non lo cambierò molto, molto a breve, perché mi piace, quindi. E basta. Detto questo, ragazzi, ci sentiamo domani. E vorrei sapere da voi, se riuscite a farmelo sapere in qualsiasi modo, mail, Instagram, Twitter è un po' in disuso, ma c'è l'account, e Facebook, e se usate sia il podcast che il blog, e se usate solo uno o solo l'altro. Anzi, vado oltre, è una domanda che ho detto da venerdì, che dico devo fargliela, mi stavo dimenticando. Se per caso sarebbe per voi interessante sentire gli episodi, i post del blog letti nel podcast, in un qualche modo, che non sostituiscono gli episodi quotidiani, però in qualche modo leggerli e può commentare, mentre li leggo magari sparo qualche stupidata di commento ulteriore all'articolo, perché appunto sempre riguardo al pensiero di prima, che non mi ero mai posto, magari qualcuno non legge il blog e ascolta solo il podcast, perché ovviamente ascoltare è molto più comodo su certe situazioni. Quindi fatemelo sapere, e noi ci sentiamo domani, solito posto, solita ora, e ciao ciao. Votate il
podcast, votate il podcast. Sulla scia di Sanremo ve lo canto anche.